ultima edizione di Stadio News 24 in studio, Carolina Costa. Dopo Inter e Milan, un'altra squadra della Serie A potrebbe presto passare in mani cinesi. Si tratta del Palermo di Maurizio Zamparini, che sta trattando la cessione della società di Viale del Fante. Il gruppo orientale ha tempo fino ad un mese per presentare una vera e propria offerta d'acquisto al patron rosanero. Per il mercato di gennaio 2017 i cinesi sarebbero pronti ad investire 50 milioni per dare subito la loro impronta al nuovo Palermo. La trattativa per la cessione del Palermo Calcio alla cordata cinese prosegue verso i giusti binari. Come già annunciato dal presidente Zamparini, esiste un accordo di massima tra le due parti, ma sicuramente i tempi non saranno brevi e difficilmente una chiusura potrebbe giungere prima dei prossimi mesi. In un'intervista Zamparini è tornato a parlare della trattativa, il presidente si è sbilanciato ed ha parlato anche di Cipre. Il calcio italiano ha bisogno di investimenti, oggi non ce ne sono più. Stiamo trattando la cessione al Palermo su una base di 100 milioni di euro. Il giudice sportivo della Serie A ha reso noti i provvedimenti in merito alla settima giornata di campionato. Due giornate di squalifica per il difensore del Bologna, Daniele Gastaldello, reo di aver proferito espressioni ingiuriose nei confronti del direttore di gara. Una giornata di squalifica invece per il centrocampista del Palermo, Alessandro Gazzi, che salterà la sfida contro il Torino. 2.000 euro di ammende infine per il Palermo per aver ritardato di 6 minuti in maniera ingiustificata l'inizio del secondo tempo. Arriva una brutta notizia per il Palermo dal ritiro della nazionale croata Under 21. Il portiere rosanero Josip Posavec infatti salterà la sfida di qualificazione agli europei per un infortunio alla spalla. Al suo posto è stato convocato Ivan Filipovic. Una brutta notizia per il Palermo che dovrà valutare le condizioni del giocatore al suo rientro in città. Arrivato in estate come l'uomo capace di mettere ordine al centrocampo rosanero, Bruno Henrique sta continuando il suo lavoro di ambientamento al Palermo. A stretto contatto con il tecnico Roberto De Zerbi, il mediano brasiliano sta imparando la lingua italiana e le idee tattiche del tecnico. In un'intervista Bruno Henrique ha così parlato della sua nuova avventura in Sicilia. Al Palermo sto molto bene, Semplici è stato fondamentale per il mio trasferimento in rosanero. Per tutte le altre notizie stadionews.it.